Oggi parliamo di responsabilità. Essere responsabili. Che cosa significa essere responsabili e qual è il vantaggio del prendersi una responsabilità e di come il coaching può aiutarti in questo percorso. Ti parlerò anche della mia esperienza come coach, quindi come cliente, ma come coach soprattutto, perché ti dirò che quando il cliente, il coach, fa questo shift automaticamente, questo cambiamento, quando comprende che la responsabilità è un punto chiave della crescita personale, e beh, lì il cambiamento lo senti, sta accadendo. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore. Benvenuto e benvenuti in questo nuovo episodio di Parola di Life Coach. Oggi parliamo di responsabilità. Un invito come sempre ad andare a vedere i link e vi ricordo che per chi deve aprire la partita IVA o ha già la partita IVA c'è uno sconto per FiscoZen. Andate a vedere di che si tratta, cliccate sul link perché è davvero una piattaforma incredibile, vi dà la consulenza per un anno e avete 50 euro di sconto, oltre a sostenere un po' questo podcast. Poi ci sono anche altri link e parleremo presto di un nuovo webinar gratuito per voi. Come fare a saperlo? Iscrivetevi alla newsletter sempre andando sui link. Parliamo oggi di responsabilità. Responsabilità è una parola che ha un certo peso. Quando sentiamo qualcuno dire non voglio responsabilità, non voglio essere responsabile, preferisco fare questo lavoro perché non mi dà responsabilità, preferisco avere questo ruolo perché è un ruolo che non mi costringe ad essere responsabile, e potremmo allargare questo esempio a tanti ambiti della vita. Un genitore è per forza responsabile, o dovrebbe essere per forza responsabile, per esempio, dei propri figli, perché quando metti al mondo un figlio devi nutrirlo, pulirlo, curarlo, devi insegnargli le cose della vita, a parlare, a camminare, ecco, quindi lì la responsabilità è molto chiara e scatta quella responsabilità in moltissimi genitori, fortunatamente, perché si comprende l'importanza del compito. Eppure quando si tratta di noi, a volte ci comportiamo in maniera irresponsabile. Quando non ti prendi la responsabilità se la prende qualcun altro, per te. E può essere non necessariamente una persona, ma possono essere gli eventi cosiddetti. In realtà ti stai togliendo una grande possibilità, ti stai privando dell'opportunità di essere in potere nella tua vita, di poter scegliere, di poter decidere, di poter anche sbagliare ma imparare. La responsabilità la si acquisisce col coaching, per esempio, quando lavoro con i coach, ve lo anticipavo, con i clienti, e sento che formulano un certo tipo di frase che porta la responsabilità all'esterno, per esempio, il mio capo mi fa star male. Ecco, quando tu pronunci questa frase, può essere il tuo capo, il tuo partner, il tuo amico, il tuo collega, il mio capo mi fa star male, tu stai dando potere e responsabilità delle tue emozioni, delle tue sensazioni ad un'altra persona. Mi fa star male vuol dire che lei o lui ha il potere di decidere come io mi senta. Se invece cambiassimo la frase in il mio capo mi ha detto questa parola e io ho reagito sentendomi male, cambia, perché in questo momento io passo al comando e non solo posso addirittura aumentare la mia responsabilità e quindi il mio potere. Posso dire che il mio capo, attenzione a questo passaggio, questo è importante, mi ha insultato, per esempio, rimanendo nella storia che raccontavamo, mi ha insultato perché io glielo permetto. Che cosa vuol dire? Che non definisco bene i miei confini. Non ho definito i miei confini e il capo si permette
di offendermi. Che cosa invece succederebbe se tu definissi i confini? So già che cosa stai per rispondere, che il capo mi licenzierà. Ti assicuro che nella maggior parte dei casi non è così. Perché nel momento in cui definisci i confini, la persona di fronte a te vede una caratteristica di te che ignorava. Avete presente il film Ritorno al futuro? Hello McFly, hello, il bullo che bullizza sempre il povero padre del protagonista del film. E poi c'è invece, dopo tutto il viaggio nel passato, ritorno al futuro, un cambiamento. Perché? Perché il bullizzato, il padre, in quel caso, aveva reagito e quella reazione ha cambiato completamente gli equilibri. L'equilibrio si tiene tra due persone, più persone, è come se foste su quella giostra che non so come si chiami, quella barra dove uno sale e l'altro scende, il bilico, penso che si chiami così. Ecco, qual è il mio peso, qual è la mia responsabilità in quel caso? Decidere quanto sia pesante il mio ruolo. Se io definisco un confine, se nel momento in cui il capo mi insulta, io in maniera assertiva, quindi entriamo nell'ambito del public speaking, in maniera assertiva chiarisco che non sono disponibile ad accettare insulti personali, il capo cambierà atteggiamento. Voi direte, se non dovesse cambiarlo, se continuasse a bullizzarmi e se mi minacciasse, beh, allora la domanda è un'altra. Volete continuare a lavorare in quel posto? O perlomeno, magari non potete permettervi o non vi sembra che possiate permettervi di lasciare quel posto di lavoro? Volete continuare ad essere trattate o trattati in quel modo? Se volete continuare a essere trattati male, e allora continuate ad accettare l'insulto. Costa fatica il conflitto. Il conflitto è faticoso, però il conflitto ti permette poi di stare bene. Lo dico sempre in questo podcast, quando diciamo a qualcuno un sì controvoglia, quindi quando accettiamo in questo caso un insulto, diciamo un no a noi stessi o a noi stesse. Perché poi qual è il risultato? Ne parli con gli amici che non aiutano, che più che dirti dai poverina, poverino, oppure fai così, no? Ti dicono quello che devi fare, cosa che non funziona se prima non ti fortifichi, se prima non prendi consapevolezza per arrivare a un percorso, arrivare lì. E che cosa fai? Ne parli con gli amici, ci pensi tutto il giorno, la notte non ci dormi, la mattina dopo stai pensando, oddio, devo tornare al posto di lavoro, è lunedì, adesso rivedrò quella persona. Questo succede, stai praticamente costruendo la tua infelicità perché, e torniamo al punto di partenza, non ti prendi la responsabilità di definire in maniera chiara, diretta, assertiva i tuoi confini. Vale in una relazione, vale nel rapporto con i figli, là è chiaramente più complicato, ma vale nei rapporti di lavoro, di amicizia. Definisci i tuoi confini, comincia ad assumere il potere della tua vita. Nessuno ha il diritto di insultarti, nessuno, che sia un capo, che sia un collega, che sia un fidanzato, molte coppie. C'è una parte che continua a soffrire, ditemi se non è così, perché abbiamo amici o magari voi stesse, voi stessi, che continua a soffrire e che continua a commettere lo stesso errore. Perché? Perché in quella sofferenza, in quel soffrire, quella persona si riconosce. È la storia che si è sempre raccontata e in quella sofferenza si riconosce. È vittima e carnefice di se stessa. Se vuoi davvero uscire da quella sofferenza, devi prendere una decisione, devi prenderti la responsabilità, forse, di chiuderlo quel rapporto. Oppure di definire delle regole chiare e che nel caso queste regole vengano trasgredite, e prendere una decisione. Decidere significa prendersi una responsabilità. Decidere non è facile, a volte non è nemmeno piacevole, però dopo si è liberi, ci si sente fortificati
E per fare spazio al nuovo dobbiamo liberarci delle vecchie abitudini, di quel modo di agire che abbiamo che ci porta a stare male. Perché c'è gente, e davvero conosciamo queste persone, spero che non siate voi, o se siate voi va bene perché state ascoltando l'episodio giusto, che continua a vivere nella stessa routine di sofferenza. Cambiare è un passaggio meraviglioso. Quelle scelte più difficili che abbiamo fatto già nel passato, nella nostra vita, viste adesso con la distanza del tempo, sono le scelte migliori, perché ci hanno permesso di crescere, ci hanno permesso di costruire la nostra vita. E allora che cosa aspetti? Costruisci la tua di vita. Se farlo da soli è difficile, perché lo è? Perché lo è? Fatelo con qualcuno, fatelo con un coach. Io stesso mi rivolgo a un coach quando ho bisogno di un sostegno, perché da soli è difficile. Conosco in teoria tutto quello che dovrei fare, ma per avere maggiore chiarezza ho bisogno di un coach. L'altro vantaggio dell'avere un coach è quello di sentirsi un minimo responsabili di dover portare un risultato. Parliamo per esempio della classica procrastinazione. Devi scrivere un libro e passano anni, non lo scrivi. E devi andare in palestra, passano anni, non lo fai. Se lavori con il coach, in un certo senso ti senti responsabile. Partendo dal presupposto che il coach non ti giudica, non devi mica mentire al coach se poi in palestra non sei andata o non sei andato. Perché il coach non ti giudica, non ti rimprovera se poi non fai quello che hai detto che volevi fare. Ma ti assicuro per esperienza che lo farai, perché in fondo sai che hai un appuntamento settimanale dedicato a te, in cui puoi parlare liberamente senza sentirsi giudicati. Questa è una cosa straordinaria, e senza che qualcuno mi dia consigli sulla vita, che ti dia consigli su cosa fare e cosa non fare. Non è questo il coaching. Il coaching è ascolto e domande per fare in modo che tu trovi da sola o da solo le soluzioni per la tua vita. Se vuoi saperne di più, vai sul mio sito internet o nei link qui e prenota una call gratuita. Parliamone insieme, gratis, per 30 minuti ti faccio una consulenza per fare in modo che tu possa comprendere che cos'è il coaching e valutare se fa il caso tuo, se vuoi farlo, non vuoi farlo, questo percorso, quando vorrai farlo, non è importante. Ma davvero è una mission per me fondamentale, per questo esiste questo podcast qui. Il coaching ti porta al cambiamento. Io l'ho provato il cambiamento nella mia vita su me stesso e ne riconosco il valore, e voglio che anche gli altri lo provino, che comprendano quanto a volte la soluzione sia poco fuori dal nostro raggio di osservazione, e che bisogna prendersi la responsabilità. La responsabilità del cambiamento, è che prendersi la responsabilità è bello perché ci mette in potere. E questo era Parola di Life Coach. Lascia una recensione, lascia una stelletta se sei su Spotify, 5 stellette chiaramente, ragazzi, su, date una piccola spinta a questo podcast condividendolo, facendolo circolare e ascoltandolo. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore.